Salve a tutti e ben ritrovati da Gigi. Allora, oggi facciamo un viaggio lungo. Piove, sta piovendo, vabbè, pazienza. Sono molto in ritardo perché ho sbagliato nel viaggio rapido. Invece di andare col pullman, sono andato solo io senza pullman e praticamente ho perso 2 ore di viaggio, sostanzialmente. Siamo con il nuovo pullman. Ho acquistato un VTL, se non sbaglio, il 129. Si vede che è molto performante in confronto al MAN. Nulla a che vedere con il MAN questo pullman. Anche molto più comodo, devo dire, del MAN seconda serie. Oh, perché io qua tengo lo stop. Allora, loro girano là, quindi io devo andare di qua. Ok. C'ho la radio attivata, sempre sperando che non mi diano il copyright. Qua si girano. Una cosa che devo ricordare o trovare dove si modifica la visuale, perché è troppo vicina e non riesco a vedere bene il navigatore. Faccio molta fatica qua, sto trovando nuovi posti, perché questa cittadina, questo piccolo paesetto, non lo conoscevo. Allora facciamo tutti i vari Fendi in nebbia, lo posso spegnere che non serve più. Già è abbassato, e quindi aria condizionata dovrebbe essere acceso. Sì, dovrebbe essere acceso. Sì, è acceso. Ok, tutto a posto. Allora passiamo di qua. Signori, un attimo, scusate il ritardo, purtroppo stamattina mi sono svegliato un po' rinco e vabbè, pazienza. Allora, il viaggio che dobbiamo fare è un viaggio lungo. Questo vi faccio vedere anche il nuovo pullman. Allora, da qui dobbiamo andare a Costa Calma. Quindi potremmo dire che è una linea lunghissima. La Laia, poi scenderemo per Tarajaleio. Poi si passerà per Gran Taralaya. Poi passeremo vicino al nuovo parcheggio, Castillo Caleta de Fuste, e per poi passare per, sicuramente fare, credo, sosta su Antigua. E prima o ultima fermata, se non sbaglio, vediamo, l'ultima fermata è la Pared, che la Pared praticamente è qua, ok? Quindi la Pared è di ritorno. Quindi dov'è che faremo il viaggio di ritorno? Mazza, da qui ritorneremo indietro, sarà un video lunghissimo, credo. Comunque continuano ad entrare. Questo è il VDL. Ho deciso di mettere skin Makerman. Vabbè, viaggio linea 488. Credo che abbia smesso di piovere, non lo so. Vediamo. Adesso che salgo su, do un attimo un'occhiata a tutto il Pullman. Lo schermo dovrebbe essere acceso, anche se non mi fa vedere se è acceso o meno. A volte funziona, mi è sembrato di vedere. Allora, devo dire che questo Pullman è sprecato per tutti questi passeggeri, ma vabbè, ok. Allora, passiamo di nuovo a vedere il monitor. Autista, non riesco a capire se, ok, attivo, disattivo, disattiva. Ci siamo. Cos'è questo? Non lo so, va bene. Apri, chiudi porte posteriori, progetto attivo, luce autista.
non c'è nulla di particolare da vedere, c'è quasi il pieno. Poi qua disabilita, luce accesa, spenta, prendi nebbia, l'abbiamo spenti prima, c'è anche il retronebbia, riscaldamento del parabrezza credo che non serva più, non serve ancora perché sta ancora piovendo. E qui cosa abbiamo? I menu, scorrendo menu in avanti, veneziane, riscaldamento finestrino, autista acceso. E ok, possiamo partire. L'unica cosa che ho dimenticato di fare è rialzare il pullman. E signori, possiamo partire. Faremo insieme per un bel po'. È troppo veloce. Ovviamente gli specchietti, quelli digitali. Ok, va bene, possiamo partire. E andiamo. Passiamo la radio, che forse era un po' troppo alto. Poi c'è il limite a 40, io sinceramente non so quando sto andando. Penso qualcosina in più. Si scende giù. Questo è un viaggio lungo perché lo devo fare, che lo devo inserire nel programma aziendale, quindi pian piano cercherò di levare i viaggi quelli corti, aeroporto, dove si guadagna circa 1.000 euro, per arrivare a prendere questi viaggi più lunghi. Allora, qui, se non sbaglio, mi fa andare di qua in base al colore. Viene qualcuno, lo facciamo passare, faccio la freccia. Alla prossima si esce, va per Costa Calma. Stiamo imboccando la rampa adesso. Sì, è una rotonda molto stretta. Va, bello. Vedi il mare. Questa è una bella foto. Calma. Ti fermi? Se ci vai passare, forse. Fermo. Ok, stiamo per arrivare alla prima fermata. Allora qua
Non scende nessuno. Stanno tutti quanti salendo. Fatemi vedere un attimo una cosa prima che mi scordo. Il VDL. Ok, lo vado. Possiamo partire. Ok, non viene nessuno. Bel suono. Prossimo step è comprare uno Scania Touring o se no un MAN terza generazione. Puoi passare a un due piani perché ci vuole un bel due piani. Basta un 13 metri due piani, 14 credo che sia anche esagerato per qua, anche perché ultimamente sembra che basta tranquillamente 12 metri come pullman. Anche perché adesso aspetta, quanti pullman posseggo? Da Gran Turismo, pullman lo scooch di seconda generazione. Questo io anche ho comprato, ci faremo il prossimo tour il Comfort Class, che non è nulla a che vedere col VDL. Il Comfort Class è tutto un altro pianeta, ma proprio tutto un altro pianeta. Io vi ce l'ho aperto. Da rallentare. Ma sto bastardo. Qui dovremmo scendere al paesello qua sotto. Ah, che tra l'altro adesso mi ricordo l'autista nuovo che ho messo, Carblin e quant'altro, che ultimamente sta facendo incidenti a destra e sinistra con qualsiasi pullman gli do in mano, si è lamentata che ha voluto l'aumento di stipendio. Ora, siccome non mi conveniva prenderne un altro di autista, ho detto tanto vale che gli aumento lo stipendio. Acquista, dove vai tu? Aumento lo stipendio, acquista. E
sto a posto. Vediamo se qualcuno. Ok, qualcuno ha cominciato a scendere. Un pochi sono scesi però, eh. Ok. Partiamo. Non contenta, oltre a farmi danni, ha voluto anche l'aumento di stipendio. Può anche essere che uno ci lavora male perché prenda poco di stipendio. Ma oddio. Tutto c'è un limite, credo. Qua c'è una casetta. Se non sbaglio qua dobbiamo girare noi a destra. Mi sa che mi dovevo allargare prima. Guarda lo specchietto là. Vabbè, ci sono dovuto salire comunque lo stesso. Scusa bro. Le strade sono piccole. Il pullman è grande. E si sale, si sale, si sale, si sale. Andiamo anche di qua. Velocità 70. No, c'è una nave da crociera in lontananza. Sarà una costa. Oh, sicuramente non è la Concordia. Costa, come si chiama? Quella? Costa Concordia. Sicuramente non sarà lei con quel trimone. Schettino. Scenderà questo paesetto qua sotto. Eccolo là, hai visto? Lo pareva. Che non si ferma il troglodita. Allora, continuano a salire. Scendono pochissimo. Praticamente si sta riempiendo il culo. Quanta gente? Quasi tutti i posti pieni. Praticamente vivo ci è rimasto uno, due, tre, quattro,
4 posti. Cioè la linea è full. Full la linea. Pure questo mi deve... Dai, spostati. Qua dove si porta a verniciare il pullman. Poi c'è la bomboletta. Questo non è il man non accelera come questo. Questo subito parte. Come andate? Ok. Oddio! Gli andava addosso al camion. Sbaglio, oggi è 18 nel gioco, nel giorno 19 ho una gita. Ho una gita con la guida. Anche sistemare l'appartamento, solo che entri nell'appartamento non si vede niente. Questo è proprio un problema di questo simulatore. Entri in delle stanze e non vedi niente, è buio. Cazzo, devo fermare qua. Arriva come un matto, stavo arrivando. Questa cosa. Vediamo un po'. Guarda quanta gente sale. Spero che stia tanta gente a scendere, perché dove cacchio li metto tutti quanti questi? Bah. Continuano a scendere, eh? In discesa sono parecchi. Sì, non sale più nessuno. Ok, e anche questi automobilisti aspettano che parto, grazie. Allora,
qua i B40 non andranno più bene, ci vorranno mezzi più grandi. Vogliono gli Intercity. Gira qua. Allora. Continua a venire avanti, cioè io non lo so, boh. Si fermano neanche a pagarli. Ah, poi c'è un altro pullman della concorrenza. Qui ci sta la Yai. Vediamo. Fanno passare la voglia certe volte che automobilisti, di stare su strada, la fanno proprio passare. Ok. Bene, sono scesi tutti e sono saliti tutti quelli che devono salire. Partiamo, ecco qua, come al solito ci sono la polista che aspetta che parto. Oh, un altro pullman qui. Amico, grazie. Questo è un altro di quelli che non si ferma. Con la macchina ma mi è lunghissimo sto viaggio, non finirà mai. Se quello medio di norma sono, non so, circa 40-45 minuti di registrazione, non oso pensare questo quanto sia lungo. Ma come accelera il VTL? Poi penso che il man
momento lo tengo ancora. Quindi invece di venderlo, spostarlo sui tratti di linea, sto ancora andare bene là. Girare qua, ma no, che non si sa mai, mi distrai un attimo. Thank you.
siamo arrivati anche qui, poi ci dovrebbe essere un'altra fermata e poi dovrebbe ricominciare la linea a tornare indietro. Se non sbaglio, ma sono sicuro dovrebbe essere così. Basta, pochissimo. Al ritorno quando è lavare pullman subito. Lavare. A lavare assolutamente. Ma continuano a scendere. Praticamente si sta svuotando il pullman. Siete scesi tutti? Ok, non c'è nessuno che attende. Fermati, bro. Lune stronzo due volte. Ok. Andiamo indietro. Andiamo per l'ultima destinazione e poi dovremmo tornare indietro.
tratto, sto vedendo una cosa. Se non sbaglio è un bivio abbastanza bastardello, mi tagliano un po' la strada, sta sempre con le orecchie alzate. Qua ad Antigua, altra fermata. Allora, che linea manca ancora da fare? Mado! Ci sono ancora uno e due da fare. Puoi tornare indietro. Mamma mia. Ragazzi, una cosa. Arriva all'ultima. Stoppo il video perché è troppo lungo. Non finisce più. È troppo lungo. Non la divido in due parti. Viaggio di andata della linea 488. Essere la prossima, quindi, ma questa è un'altra.
bastardo. Macchine si fermano. Scendete, scendete. Ma c'è più di qua stanno scendendo. Quindi si è... Sì, quasi svuotato. Però c'è ancora un po' di gente, va bene. Andiamo. Tanto io qua ho lo stop. Sapevo che dovevo girare qua, ero sicuro. Aspetta un attimo. Ok, grazie. Andiamo verso l'ultima fermata di andata. Sia il paesetto lì avanti, ultima fermata, questo che fa gira, vedete che gira? Visto, io lo sapevo. Alla prossima si gira a destra, eccola lì. Guarda, vedete, non c'è nessuno perché è l'ultima fermata. È l'ultima fermata. Ok, sempre facciamo così. Ok, facciamo scendere tutti. Forza, scendete. Bene. Mamma, com'è sporco, poi andiamo a lavare. Video stralungo, bel pullman. Mi piacerebbe vedere qualche Iveco, Elisbus, magari qualche Mercedes, ma chissà, Irizar, no, eh?
No, King Long no. Il pullman che si chiama King Long, vedete, di là è apparsa la nuova fermata. Allora ragazzi, faccio così, lo divido in due parti. Questa è di andata e farò la seconda parte in ritorno. Quindi niente, va bene. Continuiamo sulla seconda parte. Ciao ciao!